Il modo migliore per avvicinarsi alla ricerca, per imparare a conoscerla e a diventarne protagonista, è proprio quella di farla. E questo è uno degli obiettivi delle FBK Junior, la ricerca come mestiere e la tecnologia nei mestieri. Un progetto su cui la Fondazione Bruno Kessler ha investito, e ci troviamo proprio in uno dei laboratori che l'estate scorsa ha ospitato gli stage degli studenti. Michela Vettori e Bruno Caprile ci spiegano di che cosa si tratta. Allora, si tratta di una serie di attività strutturate in un progetto che abbiamo chiamato la ricerca come mestiere. Poi il nostro presidente, invece che mestiere, usa la parola professione, ma l'idea che sta alla base è la stessa ed è che si tratta dell'avventura di una vita. Rubo le parole a Bruno Caprile, al quale si deve la riflessione di anni di esperienza sulla quale il progetto è stato basato. Ma sì, direi che finalmente quest'anno siamo riusciti a realizzare un'idea alla quale abbiamo lavorato tanto e siamo riusciti a concretizzare in fondo un'ispirazione ovvia, che insomma, la ricerca la si impara dove la si fa e facendola soprattutto, quindi esponendoci, siccome diciamo noi, in prima persona. Ci piace immaginare a questo proposito una metafora, ecco, che è quella della lingua. La lingua, insomma, che tutti quanti ci siamo trovati a dover imparare, a volere o dover imparare la lingua straniera, abbiamo fatto i nostri tentativi con i corsi in cassetta, sì. Queste cose sono tutte cose alla fine un po', come dire, fasulle, posticce, no? Poi finalmente uno va dove la lingua si parla e scopre che impararla lì, sul posto, è più facile. Quindi questa trasposizione, se vogliamo, ecco, alla ricerca è una cosa in fondo naturale, tutti lo sappiamo, la ricerca va fatta e imparata dove la si fa, a contatto con i ricercatori che possono trasmettere l'entusiasmo, i metodi, il confronto coi pari, la dimensione internazionale della ricerca che ne fa un'attività particolare, peculiare. Sono 41 gli studenti che hanno fatto uno stage in FBK durante quest'anno scolastico. 29 hanno partecipato alle presentazioni del 25 settembre. 29 ragazzi accompagnati dai loro tutor, e tra loro è stata premiata la presentazione più convincente, più originale, più particolare, e il premio è un viaggio in un istituto di ricerca internazionale accompagnata dal tutor dell'attività di ricerca. Un'opportunità, speriamo di poterla ripetere anche negli anni prossimi, perché è una delle caratteristiche del mestiere del ricercatore, far parte di una comunità che non ha confini e quindi di una comunità scientifica internazionale. Davide Pedranz e Tommaso Fellin, studenti dell'ITI Buonarroti di Trento, sono i vincitori del premio per la migliore presentazione finale dello stage nell'ambito del progetto FBK Junior. Diario della salute per anziani, basato su tecnologia mobile con NFC, è il titolo del lavoro che Pedranz e Fellin hanno svolto l'estate scorsa presso il laboratorio eHealth. Sotto la supervisione del loro tutor, il ricercatore FBK Stefano Forti. Raccontaci questa tua esperienza di stage lavorativa presso la Fondazione Bruno Kessler. Beh, è stata un'esperienza estremamente interessante. Il nostro gruppo eHealth sono stati tutti molto amichevoli, veramente sono tutti fantastici. Si è sembrato di entrare come se lavorassimo lì da un anno. Stati veramente, eravamo loro colleghi. Poi ci hanno dato anche molta fiducia perché ci hanno lasciato programmare, ci hanno lasciato lavorare anche sui loro progetti, quindi era comunque cosa importante. E mi sono veramente sentito in sintonia con loro. De Stefano Forti è stato veramente, a parte fatto la pazienza personificata insieme all'altro Stefano, il programmatore, sono veramente stati dei punti di riferimento del nostro stage. È stato veramente una cosa complicata, ogni volta c'era una cosa da migliorare, una cosa da cambiare, è stato veramente bellissimo. Così funziona la ricerca, a quanto pare? Sì, no, è così che è giusto che funzioni, cioè bisogna lavorare in gruppo anche, soprattutto, perché non si può fare ricerca da soli, questa è la mia idea.
bisogna, anche con il nostro brainstorming che ho continuato a citare, è stato proprio quello, secondo me, la spinta in più che ha dato al nostro stage. Davide, FBK Junior, la ricerca come mestiere, è veramente così? Sarà così per te? Non lo so, sicuramente è una strada, una possibilità, cioè mi piacerebbe molto far ricerca, anche perché in questo mese in FBK di stage mi sono divertito molto, sarebbe veramente un lavoro fantastico. Pensi che quindi questa esperienza abbia contribuito a, diciamo, poter indirizzare la tua scelta per il futuro? Beh, certamente, sicuramente mi sono chiarito cosa vuol dire far ricerca, quindi lavoro di gruppo, brainstorming, nuove idee, prendere le idee migliori di tutti, lavorare insieme. E poi cercare cose nuove, cioè cose non ancora scoperte, quindi anche questo è un fattore molto interessante. Il vostro progetto poi che sviluppi avrà? Allora, al momento è chiaramente un prototipo, però l'idea è introdurlo nel mondo della sanità, cioè semplificare il lavoro dei medici e semplificare allo stesso tempo il lavoro delle persone anziane, cioè la vita delle persone anziane, perché questo progetto ha l'obiettivo di facilitare appunto questa comunicazione tra la persona anziana e il medico. Cioè la persona anziana può inserire il proprio stato di salute attraverso questo diario, può comunicare col medico, può avere informazioni sui farmaci, che non sempre è facile per una persona anziana ricordarsi i farmaci da prendere. Questo è un po' l'obiettivo, facilitare la comunicazione, la vita di anziano, persona anziana e medici.